Dopo questo gol a freddo avete avuto una buona reazione, avete preso il pallino del gioco, forse nel primo tempo meritavate di andare all'intervallo con un pareggio, poi nella ripresa, partita aperta, l'avete trovato. Sì, siamo contenti di essere riusciti a comunque a ribaltare il risultato nonostante il vantaggio avversario iniziale. Questa è sicuramente una dimostrazione del lavoro che stiamo facendo, della nostra forza, e direi che è stato fondamentale anche in ottica classifica riuscire a portare a casa questo punto. Ecco, dal punto di vista personale, oggi mi sei sembrato molto più sul pezzo rispetto magari alla partita d'Ecco, dove anche lì... Sì, probabilmente deriva da molti fattori, dall'essersi allenati bene, dall'aver messo minuti nelle gambe anche in queste partite, e sono contento di aver avuto questa occasione, ma sono anche più contento della prestazione del collettivo, del gruppo. Questa è una bella risposta in un momento particolare, sappiamo il discorso societario, sappiamo anche com'era la vostra situazione a livello di infortuni, al fine se non sbaglio erano 9 fra indisponibili. Sì, questo risultato è molto importante anche vedendo il periodo che stiamo vivendo. Abbiamo molti infortunati, una rosa comunque di pochi giocatori, se così possiamo dire, non avevamo molti cambi, ma ce la stiamo mettendo veramente tutta per riuscire a portare avanti il nostro percorso e fare punti. Com'era questo campo? Noi abbiamo visto l'esterno. No, l'interno com'era? Campo forse il più bello su cui abbiamo giocato finora, e è sempre bello poter giocare su questi tipi di campi. Un'immagine che porto via di te, tu che lotti con 3 giocatori avversari, finisci a terra ma non vai comunque il pallone. Un ragazzo così giovane come te, questa forza, questo popolo dove l'ha preso oggi? Ma io cerco sempre di fare del meglio per la squadra, poi diciamo che la prestazione individuale viene da sé, però l'obiettivo principale è quello di aiutare i propri compagni.